Buongiorno e bentrovato anche a Davide Giacalone. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno Davide, allora oggi partiamo dalla prima pagina del Messaggero. Si apre così: prof a scuola col Green Pass, trasporti obbligo a settembre. Ne abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni, lo faremo anche durante questa puntata di Non Stop News. Domani il decreto in Consiglio dei Ministri, prezzo del tampone ridotto, niente QR code sui bus. E poi in taglio medio, la fuga dei giovani in cerca di lavoro, i 20 anni più neri. Dal 2000 hanno perso il posto in 2,5 milioni. Confcommercio dice in 345.000 hanno lasciato l'Italia. C'è poi l'apertura del Sole 24 Ore: costruzioni, mancano 265.000 addetti. Le stime dell'ANCE, o meglio le parole, il bilancio del Lance che dice le imprese non trovano la manodopera, a rischio PNRR e superbonus. Introvabili il 52% di addetti alle finiture e, Davide, il 60% di giovani operai specializzati. A te. Allora, e questo è il paradosso, cioè come si fa contemporaneamente ad avere un approfondimento per il quale, dal quale emerge che si sono persi molti, molti posti di lavoro per i giovani, e 345.000 giovani prendono la via di andare a lavorare all'estero, e contemporaneamente avere il settore costruzioni dove mancano 265.000 addetti. E per non farsi mancare niente, se cercate dentro le pagine del Sole 24 Ore trovate quello che ieri commentavamo, che dei dati Eurostat, cioè 2 milioni di giovani fuori da studio e dal lavoro, cioè il triplo della Germania. Cioè, come facciamo a avere contemporaneamente troppi che non trovano lavoro, troppi lavori che non trovano lavoratori e troppe persone che non fanno un accidente, cioè non studiano né lavorano? Come è possibile tutto ciò? È possibile, diciamo, se vivi dentro un fallimento di formazione e informazione. Cioè, se la formazione non è adeguata alle esigenze del mercato, per cui mancano delle persone che sappiano fare determinate cose e quindi manca il posto dove lo si insegna a farlo, come si rimedia? Ma per la miseria si rimedia in qualche settimana, cercando in qualche modo di istruire queste cose. Si possono istruire sul posto di lavoro, si possono istruire nei istituti tecnici superiori. Abbiamo un decimo degli istituti tecnici superiori che ci sono in Germania, ed ecco lì, diciamo, i risultati che si vedono. E dall'altra parte un fallimento della informazione, perché buttiamo via soldi come con il reddito di cittadinanza per finanziare il non lavoro, e non c'è un accidente di ufficio che funziona per informare chi cerca il lavoro di dove c'è il lavoro, per poterlo fare il lavoro. È evidente che un paese che si mette in queste condizioni di finanziare il non lavoro e di non avere informazioni sul lavoro, voi volete pure che cresca velocemente? Sarà chiaramente un paese che rimane indietro, perché paghi le persone per non fare niente, come puoi pretendere di avere dei risultati? Tutto questo si coincide anche con una, diciamo, versione un po' più moralistica sulle attese dei giovani. Dice, ma forse i giovani attendono, vorrebbero lavori diversi da quelli che per esempio si offrono nell'edilizia. Ma perché voi credete che i giovani, che i 365.000 che prendono la via di andare a lavorare all'estero, voi pensate che vadano nei paesi dove ci sono più reddito di cittadinanza, più pensioni anticipate, meno orario di lavoro, più garanzie e stipendi più alti? No, perché io vi informo che è garantito che vanno verso paesi dove ci sono meno protezioni, salari di ingresso più bassi, ma meno pressione previdenziale per pagare intanto quelli che smettono di lavorare o quelli che non hanno mai cominciato a lavorare, e capacità, possibilità di crescere nel reddito più velocemente nel tempo, possibilmente avendo una fiscalità non punitiva, per cui da 25.000 euro in su diventi ricco, ed essendo ricco devi finanziare tutti gli altri che sono dei poveri disgraziati. Questo è la trappola nella quale abbiamo messo le gambe. Cerchiamo almeno di esserne consapevoli per riuscire a uscirne fuori. Davide, c'è l'apertura del Manifesto, la notizia la troviamo anche su tutte le altre prime pagine, ma questa è proprio un'apertura grande. Il lavoro è morto, un'altra giornata tragica sul lavoro. Si parla
del caso di Laila El Arim. Ci arriveremo tra poco perché la troviamo anche sulla prima della stampa, che apre però con vaccini, terza dose ai più fragili, via al tampone low cost per gli under 18, costerà in farmacia solo 6 o 7 euro i fondi del recovery attesi lunedì. E c'è anche una notizia che riguarda i musei, un argomento che magari approfondiremo nei prossimi giorni: l'Egizio bloccato dai veti della politica. Si parlava del discorso Green Pass e non solo, ci sono molti musei che sono in difficoltà proprio per questo motivo. Un'altra morte sul lavoro, lo abbiamo visto, c'è anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, è la foto notizia: Laila morta come Luana, incastrata nel macchinario, incidente sul lavoro, aveva 40 anni, una bambina di 4, è successo a Modena. Davide. Laila El Arim, una donna di origine, veniva dal Marocco, si trovava in Italia, regolarmente presente, regolarmente lavoratrice, regolarmente madre, purtroppo. Ieri morta in un incidente sul lavoro. Ci sono i dati relativi a questi incidenti sul lavoro che sarebbero in crescita, sono in crescita rispetto all'anno scorso del 5,2%, a parte il fatto che anche uno solo è già troppo, ma insomma sono più numerosi rispetto al recente passato. Non so valutare, bisognerebbe studiarlo meglio questo dato, non sono in grado di valutare quanto in questa crescita incide il blocco della produzione pregressa, e quindi diciamo che ricominciando a lavorare non a pieno regime, comunque in maniera più intensa, non sia questa una delle cause della crescita, non lo so, ma comunque sono in crescita e questo è un fatto negativo, certamente negativo. Leggo qualche considerazione, anche tra l'altro quella del il compagno di Luana, che era morta, dice: troppi immolati al dio denaro, più controlli per salvare le vite. No, più controlli va benissimo, certamente è una cosa giusta. No, ma non è il dio denaro. Questa roba qui è disfunzionale. Costa, non produce, non è vero che rinunciando alla sicurezza si produce di più, è un falso, si produce peggio, si produce male e quindi si è meno produttivi. Se alle macchine togli, questo è sicuro successo nel caso di Luana, nel caso di ieri non abbiamo ancora, credo che l'indagine sono manco cominciate, quindi figuriamoci, però se tu alle macchine togli i sistemi di sicurezza, non è che ottieni un ambiente del lavoro nel quale meno frequentemente si fermano e quindi maggiormente si può produrre. No, ottieni un posto, un luogo di lavoro dove prima o poi vi fermate, tendenzialmente per sempre. Quindi no, non è il dio denaro, è la stupidità, è il pensare che aggirare un controllo, mettere la cintura di sicurezza dietro la schiena o comprarsi il cosino per evitare che la macchina faccia bip, sia un gesto di furbizia e aggiramento, è un modo per procurarsi dei guai. Davide, cambiamo argomento, prendi i soldi dell'Unione Europea e scappa, pagina 11 della stampa di oggi. Budapest continua nel suo scontro con l'Unione Europea e i suoi stati membri, annunciando l'intenzione di riconsiderare la permanenza nell'Unione, non prima però di aver messo da parte tutto il possibile. Uno scontro, Davide, che si inasprisce. Sì, però uno scontro stupido, come si sente ripetere. Io spero che l'Ungheria rimanga nell'Unione Europea, perché l'Ungheria è parte della storia europea, rimarrebbe nella storia europea anche se dovesse uscire dall'Unione Europea. Penso che sia giusto porre all'Ungheria e soprattutto al governo ungherese il problema di compatibilità tra alcune scelte di civiltà e la permanenza, o di inciviltà e la permanenza nell'Unione Europea, proprio perché l'Unione Europea non è un'unione esclusivamente economica o commerciale, ma di principi, ed è un'unione politica, quindi è giusto. Ma l'aggiornamento che fa Mihály Varga, il ministro del governo, dicendo: allora fino al 2030 prendiamo più soldi di quanti ne diamo, poi dal 2030 dovremmo diventare questa cosa contribuenti netti, cioè mettiamo più soldi di quanti ne prendiamo, forse nel 2030 ragioniamo su uscire. Ma è un ragionamento di un'imbecillità totale, come tutti quelli che parlano di contribuzione netta. È una cosa che uno dice: ma come fai a non capire? La contribuzione netta è il dare rispetto all'avere dei meri trasferimenti di denaro. Dopodiché ci sarebbe tutto il resto: un mercato comune interno che crea ricchezza, dei scambi commerciali che creano ricchezza,
le difese rispetto all'esterno, alla concorrenza commerciale che creano ricchezza. Poi, per carità, si può essere contrari, quella la porta a rivederci. Ma immaginare che la convenienza di restare nell'Unione Europea sia limitata al quanto contribuisco e quanto prendo di trasferimenti materiali di denaro è di una totale imbecillità. Siccome lo si sente ripetere ogni tanto, anzi sentiva ripetere anche in italiano, meglio ricordarlo. Davide, accenniamo solo al titolo che tratteremo poco, poi andiamo sulle pagine sportive perché anche oggi sono tanti argomenti interessanti. C'è oggi sui quotidiani tantissimo spazio dedicato alla vicenda estiva legata alle banche e soprattutto a MPS. La linea di Franco, ministro dell'economia, nessun rinvio con l'Unione Europea, per Montepaschi oggi c'è solo Unicredit, ma ci arriviamo tra poco. Adesso con Massimo Lonigro un'ampia pagina sportiva. Esattamente, cominciamo come ogni mattina dalla Gazzetta dello Sport. Al centro pagina c'è la fotonotizia: Olimpiade, più medaglie di Rio e quinto oro, Italia gonfie vele, Tita e Banti, primo titolo misto della nostra storia. E poi il calciomercato si riaccende. Il titolo di apertura sempre della Gazzetta: l'Inter vuole 130 milioni, Lukaku verso l'addio. Titolo che ritroviamo, anzi argomento che ritroviamo anche sul Corriere dello Sport: Lukaku, aria di addio, Chelsea offerta shock, 100 milioni più Alonso, l'Inter ora vacilla. Eravamo fermi su questo argomento economico che tiene banco nell'estate. Monte Paschi Siena, non ci sono alternative alle nozze con Unicredit, questo scrive oggi La Stampa. Il ministro del Tesoro va in Parlamento per assicurare sul marchio e tagli. Il sindaco di Siena dice niente macelleria. Ha ragione il ministro Franco, non si deve rinviare, sarebbe fra l'altro una figura di palta avendo assicurato. C'è cioè, in corso un negoziato, naturalmente come tutti i negoziati si tratta di vedere con Unicredit, si tratta di vedere quali sono i risultati del negoziato tra Unicredit per l'appunto e l'azionista del Monte Paschi di Siena, che è lo Stato. Dice il sindaco di Siena niente macelleria. Attenzione, perché non è vero, dal punto di vista tecnico non è vero che Unicredit non ha alternative, perché se tu chiami i fondi di investimento, apri ai fondi di investimento, trovi sicuramente qualcuno che vuol mettere i soldi per prendersi i pezzi di Monte Paschi di Siena, dalla quale pensa di poter ancora trarre ricchezza, di trarre valore. Lo puoi fare, ma quella è esattamente macelleria, nel senso che la fanno a pezzi. La fanno a pezzi, scartano quello che non può servire a niente e cercano di portare via quello che invece, diciamo così, ha ancora un po' di succo nel limone da potersi spremere. Questa è l'alternativa a Unicredit. Invece c'è una politica vasta, da destra a sinistra, che crede che l'alternativa a Unicredit non sia la macelleria dei fondi, ma sia il ritorno al bel tempo antico in cui loro nominavano i consiglieri d'amministrazione che erano quelli che hanno portato in bancarotta Monte Paschi di Siena. Se vogliono questo lo possono fare, ma se lo devono pagare, devono metterci i soldi loro, non i nostri. Davide, la politica con il fronte del Movimento 5 Stelle, pagina 10 del Corriere della Sera: statuto di Conte, ok dalla base, c'è un grande lavoro da fare, dice l'ex premier. Votano in 60.000 su 113.000 iscritti, l'87% è il numero la quota dei favorevoli. E poi, pagina 5 del Messaggero: Conte si prende il movimento, via libera, nuovo statuto, da qui la nostra ripartenza. A te. Bocca al lupo al professor Conte che si prende il movimento, per la verità non è ancora avvenuto, ma insomma avverrà, garantito, cioè, potete scommettere qualsiasi cifra, avverrà a breve, complimenti a lui. Complimenti allo statuto che è passato, ammesso non concesso, ma soprattutto non concesso che qualcuno lo abbia letto dei votanti. Io tenderei a escludere questa ipotesi. Il consenso è stato l'87%, quesito. Ricordate un caso di casi uno, che sia anche uno solo, in cui il popolo dell'online chiamato a votare abbia smentito i vertici del partito? Io non ne ricordo neanche uno. Questo non significa nulla, significa naturalmente che i vertici del partito interpretano al meglio i voleri del popolo 5 Stelle, però ecco, potrebbe essere un'ottima occasione per farla finita con questa gnagnana insulsa della digitodemocrazia.
Davide, ancora politica, anche se in realtà, permettimi, qui c'è dell'amore che testimonia che le storie d'amore non finiscono mai, a volte fanno dei giri immensi ma poi ritornano. Stiamo parlando di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Dalla prima di Libero, Silvio e Giorgia si riparte il pranzo a Villa Certosa. Da Il Giornale, il futuro del centrodestra, Berlusconi Meloni, pace fatta, noi alleati, mai avversari. Un risottino, da quel che si legge nelle cronache, non so se sia vero. Ti hanno mangiato a Villa Certosa? Qualche cos'altro, sì. Ma vedo che i giornali puntano sul siamo insieme, ritrovata l'unità, cioè, non mi pare proprio che sia stato questo il piatto forte dell'incontro tra un leader di un partito di governo e la leader del partito di opposizione. A me pare che il piatto forte sia tutt'altro e che quasi ciurla nel manico facendo finta di non vedere, perché i due hanno detto il centrodestra sarà unito nel 2023, quando sarà finita la stagione del governo Draghi. Tradotto in termini più semplici, non si vota prima del 2023 e fino a quel giorno governa Draghi. Questa mi sembra la vera sostanza di quell'incontro. Naturalmente, diciamo così, la volontà dei due rappresentanti di due partiti, ripeto, uno di governo e uno di opposizione, però le tante altre cose che le giucchiate in giro dicendo ma forse si potrebbe votare prima, ma forse Draghi potrebbe andare al Quirinale, i due hanno detto no, si vota nel 23 e fin lì ci rimane Draghi. Davide, termina qui l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa, ci ritroviamo domani mattina 5 agosto puntuali alle 7:10. Buona giornata, buon lavoro. A domani e buona radiovisione a tutti.